No, mi faccio l'applauso da solo perché ce l'ho fatta a tornare finalmente dopo una settimana senza video. Vi chiedo scusa, ma come vi ho detto sui social, se non mi seguite, vi stanno comparendo adesso a schermo, quindi seguitemi soprattutto su Instagram. Sono stato incasinatissimo con la scuola perché siamo nel rush finale, non potevo sbagliare nulla, quindi la testa non potevo metterla su YouTube per nessun motivo al mondo. Ma comunque, oggi che siamo tornati, vi do anche una notiziona pazzesca, perché la prossima settimana, esattamente domenica 11 giugno, assieme al Roma Crew, quindi gli SR Music Sequel e altri ospiti, saremo insieme al ristorante Le Streghe in via Tuscolana 643. Vedremo la partita dell'Italia assieme. Giocheremo contro, insomma, un big match, il Liechtenstein. Che cosa emozionante! Però, comunque, questa cosa è molto figa, ragazzi, perché spesso abbiamo fatto eventi in cui abbiamo visto partite della Roma e quindi chiaramente il pubblico poteva essere, tra virgolette, limitato. Invece, il fatto che giochi la nazionale comporta anche che anche laziali, milanisti, juventini, interisti, napoletani, insomma, possono venire tutti, più siete meglio è, ci divertiamo, famo il panico, se imbriachiamo, basta che prenotate. Dovete prenotare al numero 0676747777 e non sto parlando della DPG. L'ingresso è previsto dalle 19 in poi, ovviamente si paga perché state lì a cena, quindi 15 € per il menù pizza, 25 per il menù pasta, prezzi che sono da ristorante, quindi state tranquilli, nulla di clamoroso. E se vi può consolare, io non ci guadagno una lira, quindi non vi preoccupate che non me pagate a me. Io penso di avervi rubato anche fin troppo tempo per questo video, quindi vi lascio appunto a questo super episodio di carriera, che è un super episodio davvero. E niente, ragazzi, guardate fino all'ultimo, lasciate like e bella. Madonna, oh, ma allora ditelo che è un vizio, sempre mentre registro. Pronto? Parlo con Federico Marconi? Sì, sono io, chi è? Non è importante questo, piuttosto. Che vuol dire non è importante? Mi dici chi sei? Ma se le dico che non è importante, per cortesia mi ascolti, no? Avrò qualcosa di importante da dirle? Almeno allora, lo dico sempre che si sono fatte acidi prima di chiamarmi. Sì, mi dica tutto. Se io le dicessi la scuola fa schifo, è una mia serie, beh? Lo so che è una tua serie, se no manco te ne parlavo. Fammi parlare un secondo, no? Quant'è che non la porti? Vabbè, mo sì, lo so che non la porto da un po' La troppo. devi caricare. Sì, Carica, prossimamente. carica, Prossim carica. sì, mi faccia parlare però. Allora, oddio, prossimamente la porterò. Sì, per carità, le parli pure. Domenica, episodi online. Come domenica? Sì, domenica. Mi pare di essere stato abbastanza chiaro, no? Il 4 giugno, episodi online. Vabbè, farò il possibile, che le devo dire? D'accordo, è stato gentilissimo e soprattutto chiarissimo, come al solito. Poi un giorno mi spiegherà anche come mai è il mio nome. Perfetto, perfetto. La saluto che stavo lavorando. Grazie, arrivederla. Bella ragazzi e bentornati qui sul mio canale con questo nuovo episodio della carriera, il numero 39 dovrebbe essere, sì, perfetto, siamo qui con questo 39esimo episodio di una carriera che sicuramente vi sta mancando perché ultimamente non è uscita, ma che oggi torna, una carriera che vi sta mancando come sicuramente vi sta mancando anche la scuola fa schifo, quindi come avete visto poco fa avrò tante cose di cui parlare, ve lo dico subito, quindi essiateci, voce del verbo essiareci. Il pareggio in Spagna ha lasciato qualche dubbio più che giustificato in casa Leicester e quindi ovviamente la miglior cura è vincere e convincere stasera, sapendo che sì, ci basta lo 0-0, ma sappiamo come siamo fatti e sappiamo qual è il nostro obiettivo, come dicevamo prima. E quindi buonasera dal King Power Stadium di Leicester, è una bolgia perché le Foxes vogliono passare il turno e volare ai quarti di Europa League. Appoggio per Vardy, sta andando senza palla Tolisso. Servito invece Musa a sinistra che ha tanto campo per avanzare e punta l'area di rigore, poi calcia col sinistro! Sul fondo di un nulla il primo squillo dell'Eister che risponde al richiamo del mister con una grandissima partenza. Pablo che si appoggia a Cifu, interviene alla grande Zuma che vuole anche far ripartire il Leicester, molto bravo qui Kurt che poi va a largo da Musa che taglia il campo. Occhio a Vardy al centro e Tolisso dalla parte opposta, l'alza Med per Tolisso che mette giù e poi mette al centro per Vardy che non può arrivare. Grande chance per il Leicester che continua ad attaccare. Marconi è concentrato, attento. Marezza che ha segnato forse il gol più bello della gestione Marconi. All'andata, adesso cercato Musa. Occhio a Vardy al centro. Il cross che arriva per Vardy! 32 sul cronometro! Segna il capitano! Il gol che forse ci manda ai quarti. 1-0 per il Leicester. Al volo, sotto la curva. È andato a festeggiare con i compagni. Nulla da fare per Ochoa, Marconi si contiene perché comunque il 1-0 non cambia tantissimo effettivamente.
con l'1-1 si andrebbe ai tempi supplementari. Ma comunque il settimo centro stagionale per Vardy, media pazzesca. Settimo centro stagionale in Europa League, chiaramente, perché poi ne ha fatti tantissimi anche in Premier. Stagione pazzesca, quella del nuovo capitano dell'Leicester, che ci sta facendo sognare il quarto di finale. Poteva e forse doveva calciare in porta, quindi Leicester che può ripartire con lancio meraviglioso di Kanté e il controllo a seguire altrettanto meraviglioso di Mahrez, che può puntare con Vardy che sta arrivando. Mahrez fa tutto da solo e fa tutto benissimo, tranne la conclusione che è sul fondo. Shifu rischia ancora troppo, allora Pellegrini a giro sul fondo di un nulla. Bellerin poi capisce che non è aria e quindi torna da Camacho. Bravo ancora Pellegrini a chiudere dentro per Pellegrini. Lascia Vardy e riparte lo spagnolo. Attenzione, Bellerin lascia il pallone centrale. Poi ancora Bellerin con un rimpallo doppio. Fino in fondo Bellerin. Ochoa respinge, Tolisso ancora Ochoa. Clamorosa doppia palla gol per il Leicester al 63esimo. E si è salvato il Malaga che resta in partita. C'è N'Golo Kanté. Pennella verso Tielemans e Ochoa la mette sopra la traversa. Insiste il Leicester, ma continua a fare il 200% Ochoa per tenere in corsa la sua squadra. Poi Tielemans due volte, ma senza riuscirci. E allora per tirare la realizzazione ennesima per Koné, che fa il difensore, ma questa volta sta facendo l'attaccante. In qualche modo Pablo fino in fondo è passato e calcia. Non so se l'ha toccata Ziller. Secondo me no. E infatti no, rimessa dal fondo. Finale mozzafiato al King Power Stadium. Non tiene botta Vardy questa volta. Servirebbe Niang a Leicester. Poi Kanté però. E allora Tielemans senza guardare. Forse era meglio guardare a Musa. Comunque riesce in qualche modo a passare. Musa incredibile. Strepitoso. E quindi il pallone per Villalba che punta. Occhio a Villalba in aria. Per chiuderla Ochoa. In calcio d'angolo. Pazzesco a Leicester. Ochoa mostruoso. Ma finisce così. E il Leicester si guadagna i quarti di finale dell'Europa League con una sofferenza incredibile, ma sempre per colpa nostra, perché questa partita poteva finire anche 4-0 avessimo concretizzato tutte le occasioni. Applausi a scena aperta non tanto per il Malaga quanto per il suo portiere, ovvero Ochoa, il messicano, che ha fatto veramente di tutto. È riuscito a parare l'impossibile e ha negato soprattutto qualche gol in più all'uomo qualificazione, ovvero Jamie Vardy, che comunque uno anche molto bello lo ha fatto nel primo tempo. 1-0 oggi, 2-1 complessivo. Leicester ai quarti dell'Europa League. Adesso vediamo il tabellone. Prima abbiamo una notizia favolosa, perché guardate un po', Ousmane Dembélé è tornato dall'infortunio e quindi ovviamente facciamo attenzione, non mettiamolo subito titolare, insomma sempre le stesse cose, ma l'importante è che sia tornato. Ed eccolo qui, dopo anni in memory, il tabellone dell'Europa League vede Porto contro, non vorrei dire idiozie, ma mi pare il Krasnodar quello. Dopodiché Napoli contro Wolfsburg, il Napoli che è riuscito a rimontare una partita che sembrava ormai averla condizionata in negativo, perché aveva perso all'andata, ha rimontato ai supplementari contro lo Zenit. Dall'altra parte il Malmo che viene eliminato da una Lokomotiv Mosca che ci affronta, quindi direi che ci è andata bene, ci è andata sicuramente bene. E poi Barcellona-Lazio, una partita che sembra scritta, ma vedremo, vedremo, perché comunque è una partita molto interessante, sicuramente una delle più interessanti di questa Europa League. E adesso siamo pronti, prontissimi direi, a giocare contro lo Swansea, lontano da casa, Liberty Stadium, ma comunque una voglia incredibile, una voglia pazza. No, vabbè. No, è uno scherzo. È uno scherzo. Ma che cazzo si è fatto male? Pure le restrizioni me le mettono. Vardy! No! 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 Mannatevi una fanco. Nazionale! In nazionale si è fatto male, ma dai! Io continuo, ragazzi, ad essere veramente sconvolto, sconcertato per la beffa clamorosa che siamo costretti ormai a ripetizione a subire. Era appena rientrato Dembélé, sembrava andare tutto bene. E invece perdiamo per l'ennesima volta, se non sbaglio, è la terza. La terza volta che perdiamo Jamie Vardy. Per un lungo periodo, tra l'altro, non sono infortuni da nulla. Questa volta in nazionale, tante volte è successo in allenamento. Anche questa volta nel suo momento migliore, nel primo periodo con la fascia da capitano. È brutto. Però comunque noi pensiamo a vincere con i giocatori che abbiamo. Questo è lo Swansea di Guidolin. Questa è Swansea Leicester, 3 punti anche per Gemi. Forza ragazzi. Vuole saltare Kanté, pallone orizzontale per Montero, arriva in zona tiro e calcia in porta. Buca Dragoschi, lo Swansea in vantaggio.
partenza bruciante dei padroni di casa che facevano girare il pallone a Melina praticamente facendoci correre. Al primo varco Montero non si fa pregare e fa la conclusione, trovando peraltro un grandissimo gol. Una partenza che purtroppo, sono un po' amareggiato a dire questo, ci ricorda le ultime uscite di campionato, e questo non è un bene perché veniamo da due pareggi e una sconfitta. Finisce qui il primo tempo. Brutto Leicester, bisogna cambiare tutto nella ripresa. E cambia tutto davvero il Leicester, perché si passa all'attacco leggero, fuori neanche Tielemans era considerazione a centrocampo, ok, con Tolisso alla tre quarti. Tolisso arretra a centrocampo perché Dembélé va a fare il trequartista nel 4-2-3-1 e la punta è Musa. Quindi ripeto, attacco leggero per non dar punti di riferimento. Vediamo un po' come affronteremo questa ripresa. L'Algerino che vuole prendersi il fondo, arriva sul fondo, mette dentro proprio per Dembélé, che ci ha messo la gamba ancora Dembélé, fa Biaschi due volte. Sarebbe stato forse il gol più veloce al rientro di un infortunio. Sì, che giocherà un altro turno casalingo contro il Barmouth, ma attenzione alla Soga, 2-0. È il momento migliore dell'Leicester, 2-0. This is football. E qui immagino che sia sì, sempre Lugani, quando gioca fa i danni. Bisogna crederci. Angolo di Marez sulla testa di Musa! Chapeau al più piccolino di tutti, che ha spaccato la porta con un perentorio colpo di testa sotto l'incrocio dei pali, riapre tutto. Scambia con Yang, poi va verticale da Sigurdsson. Attenzione alla velocità di Montero che mette al centro, e Kondogbia ci regala clamorosamente una chance di crederci ancora. Mamma mia, grazie Goffre, grazie, un saluto a tutti gli interisti. Mamma mia, Dragoschi dice ai suoi di salire, 20 minuti al 90esimo, più recupero alla fine della partita. Dyer, Leicester che appare senza idee, ma quando attacca può far male. Il problema è riuscire ad attaccare perché loro sono molto compatti in campo. Nouton adesso ci regala il pallone e Tolisso vuole andare con Musa al centro, attenzione, c'è anche Dembélé che arriva. Il pallone è proprio diretto a Ousmane che vuole andare sul destro, è passato, occhio a Dembélé, fino in fondo, calcia in porta! E non la trova. Dalle parti di Kondogbia che regala ad Alexandro, forza ragazzi. Kanté, risolvila tu un golo. Poi Sandro, dentro da Musa, per la doppietta e per il 2-2! Il pareggio dell'Leicester, la doppietta di Ahmed Musa dalla panchina, la remontata delle Foxes. Kanté per Sandro, Sandro per Musa e Musa per il 2-2. Doppietta del nigeriano, e adesso c'è un quarto d'ora per il Leicester per finire la remontata. Anzi, Tolisso, poi Sandro questa volta si fa beffeggiare da Dyer, che poi torna da Ferpa alla interna per la Soga. Dragoschi a tenerci in partita con un intervento di mano a mano aperta per metterla in calcio d'angolo e dire che questa volta no, questa volta la Soga non segna. Montero trova spazio, ancora Montero, Kanté ha provato a portargli la via, l'inserimento di Weng sinistro. Che esultava sul 3-2 così, perfetto. 3-3, il Leicester rimette in carreggiata una partita che sul 2-2 a questo punto sarebbe già finita, perché ovviamente sul nostro controllo sarebbe finita la partita, poi purtroppo doveva andare così. Ok, 3-3, perfetto, adesso vediamo se FIFA lascerà segnare anche il quarto gol allo Swansea. Sì, no, doveva finire in parità, il terzo pareggio nelle ultime 4 partite per il Leicester più una sconfitta, è sicuramente un momento difficile di una squadra che comunque oggi non si è arresa fino alla fine. L'hai detto Fede, una squadra che non si è arresa fino alla fine, ma purtroppo in questo periodo non basta. Non basta perché il gol al 91esimo è un po' l'emblema del negativismo che c'è intorno alla nostra squadra nelle ultime partite. E questo diciamo che viene testimoniato anche dal fatto che la Play non abbia registrato la partita contro il Newcastle. Più o meno è andata così. Una
finta un po' troppo prevedibile, macchinosa, ma Simpson rimedia. Lascia Dembélé, che calcia a giro! E si riprende Leicester, portando in vantaggio la sua squadra con il suo numero 10. Dopo 30 minuti, dopo l'infortunio, il modo migliore di tornare è questo, per dimenticare un altro infortunio, quello di Vardy, il Leicester è in vantaggio. È rimasto a terra intanto Dembélé che si rialza a fatica. De Jong, è stanchissimo Dembélé, ma non ci sono più i cambi. Shelvey, fino in fondo, sinistro! Che gol di Shelvey, che va a pareggiare i conti, sta diventando una maledizione per il Leicester. 1-1, finisce la partita 1-1. Non so che cosa ci sia intorno a questa squadra, che maledizione ci sta invadendo in questo periodo, ma è veramente una cosa incredibile, è veramente qualcosa da non crederci. Leicester-Liverpool sarà un'altra storia. Se c'è una cosa che ho imparato nelle carriere in questi anni è che le squadre di fede non si abbattono mai. E questo non vuol dire che siano le più forti e debbano vincere per forza, perché ricordo tante sconfitte, anche molto amare. Ma ricordo che dopo quelle sconfitte ci si è sempre rialzati, senza mollare nulla, mai. Il calcio non è uno sport come gli altri, e di conseguenza ogni partita non è come un'altra. Ce ne sono alcune particolari che valgono di più, partite che si respirano magiche e che a volte lo sono davvero. Leicester-Liverpool non è solo una partita tra le due squadre più pazze e divertenti del calcio inglese, non è solo uno scontro diretto per la Champions League, ma è molto di più. Leicester-Liverpool è la sfida da cui ripartire, la sfida in cui la magia deve scacciare la maledizione. Buonasera dal King Power Stadium di Leicester, Marconi contro Klopp. Liverpool contro Leicester o viceversa, fate voi, la quinta contro la settima in una classifica particolare, strana, con nessuna squadra praticamente che ha lo stesso numero di partite giocate, ma in un campionato, uno dei più belli del mondo, se non il più bello del mondo, che ci deve dire ancora tantissimo. Batte il Liverpool e si comincia, il primo pallone toccato la squadra di Jurgen Klopp, l'immediato movimento di Ahmed Musa, servito da Villalba. Musa va via e viene steso da un intervento del capitano del Liverpool, che si prende il primo giallo dopo 4 minuti, una partenza bruciante da parte dell'Leicester con il giocatore più straripante di questo periodo, ovvero Ahmed Musa. Tielemans, fuori da Kanté in posizione di sparo. Sandro, Kanté, ecco il destro, Karius. Marez gli strappa il pallone. Pressione al momento centrale di Dembélé, servito. Poi si appoggia elegantemente a Villalba, anche sulla posizione di Tielemans. Villalba vince un contrasto, va fino in fondo e calcia in porta Karius. La palla poi entra! Hector Villalba per l'1-0 dell'Leicester. Foxes in vantaggio al 28esimo nel modo più rocambolesco. L'uomo della provvidenza si chiama Hector Villalba e non è la prima volta nella nostra avventura qui a Leicester. 1-0 per noi. E qui è stato bravissimo a crederci fino alla fine. E poi per questione di centimetri questo pallone entra in porta, con Matip che prova ad evitare in tutti i modi, ma non ci riesce né lui né tantomeno Karius. Leicester 1, Liverpool 0. La porta ancora il 7, con Kanté dentro, si va sempre da Villalba. Occhio che rientra per il cross, che arriva, secondo palo, c'è Marez. Posizione di sparo, torna dietro Dembélé, aveva buttato giù la porta. Non è finita perché c'è Tielemans. Karius è volato, palla in calcio d'angolo. Che calcio spettacolo a King Power Stadium. Dov'è la nostra difesa? Qui Rugani deve chiudere su Mané, che riesce a tenere. Fortunatamente il Leicester è rientrato. Mané prova lo stesso, Ziller lo aspetta lì, poi con esperienza va a terra. Servito Sturridge che va sul destro in zona tiro, Marquinhos, ma ancora Liverpool. Chan dentro da Keita, sinistro, Ziller si allunga e la mette in calcio d'angolo, esultando come avesse segnato un gol, a scuotere il King Power Stadium, a far capire ai tifosi che è ancora lunga e si dovrà soffrire. Sturridge, Escalante, trova un buco, ci si infila, allarga il pallone per Keita, esce Ziller, la porta è praticamente vuota. Adesso no, perché Ziller ha sradicato il pallone dai piedi di Keita Balde, come a dire che oggi non c'è possibilità per nessuno e in nessun modo. Poi Kanté evita la scivolata e va in percussione. Occhio a Kanté che è partito e si è fatto praticamente 70 metri palla al piede. Kanté alla Zanetti, fino in fondo Kanté, mostruoso Kanté, non ci credo, l'ha presa Karius e poi calcio d'angolo. Non me la dovevi fare questa, le potevi parare tutte, ma questa se la meritava. Angolo,
Questa, se la meritava, faceva il gol del secolo. Ma è finita! Il Leicester ha vinto 1-0 sul Liverpool di Klopp, che fino alla fine ci ha provato, ma non è bastato. Il ricordo, vorrei ricordare che alla fine ci avevano all'andata ci avevano beffato alla fine ad Anfield, avevamo perso per 2-1, avevamo pareggiato, eravamo andati sotto, avevamo pareggiato e poi per un errore nostro, un po' grossolano come quelli delle ultime partite, avevamo preso gol al 90esimo. Bene, oggi non è successo, la decide lui, Héctor Villalba. Non per la prima volta, come ho voluto sottolineare in più sedi, ma questa è una vittoria che pesa tanto e che finalmente ci cancella la maledizione di cui parlavamo. È una vittoria veramente importante per il Leicester, perché spero che con questi tre punti, ma in generale con questa vittoria, termine che sto ripetendo proprio all'infinito, perché di quello si parla, era quello l'importante. Perché continuavamo a prendere gol alla fine? Perché continuavamo a non essere quelli di sempre? Perché non vincevamo? Perché c'era una maledizione clamorosa? E perché oggi speriamo che questa maledizione sia davvero svanita? Ma è ancora troppo presto per dirlo, perché, per carità, quando ci sono questi periodi nella storia del calcio in generale, vincere, ok, ci sta, perché dopo un periodo buio la vittoria può anche uscire, ma può essere casuale, teoricamente. E per dimostrare che questa vittoria non è casuale, dovremo nel prossimo episodio battere anche il Manchester City e staccare la zona Champions. Per il momento è tutto, è stato un episodio pazzesco, io veramente pensavo di aver visto tutto, ma evidentemente non era così, perché non avevo mai visto una cosa del genere. In questo episodio è successo veramente di tutto e la mia voce sta rispondendo poco, ma veramente poco. Comunque signori, io chiedo un like, ok, ho detto con la dislessia a livelli incredibili, vi chiedo ovviamente un commento per dirmi la vostra qui sotto. Se non lo siete già, iscriviti al canale. E che dire, io il mio ho detto, le mie stronzate l'ho fatte. A questo punto io con Snoopy che sta tentando di attirare l'attenzione più possibile, che trema. Che te tremi? Chi te sen cura, Snoopy? Vieni qua, un saluto anche. Ok, perfetto, raga. Un bacione e alla prossima. Kissing strangers.